Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Analizzeremo insieme i tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio. Oltre a vedere appunto le tre protagoniste di oggi, vi darò delle informazioni molto importanti. Armatevi di carta e penna e guardate tutto il video perché ne vedremo delle belle oggi. Iniziamo subito con il primo progetto. Franca Fiorentini. Eccola la borsa di oggi, l'avete riproposta in tante. Come anche ha detto la fata, la borsa invernale in lana è un must che sicuramente non può mancare. Franca ha realizzato questa borsa seguendo il tutorial della fata tuttofare, la MG Bag. Per realizzarla ha utilizzato lei sempre il Céline nella variante Luxe e in grigio, perché per lei è il colore che insomma si abbina un po' a tutto. Le è avanzato? Non ci sono problemi. Lo ha utilizzato anche per un bel portafoglio e oltretutto come abbinamento ha utilizzato anche l'Evril, con il quale ha realizzato un cappellino terminato con un magnifico pompon. Per la borsa ha utilizzato il Céline Luxe, lavorato con l'uncinetto numero 4 e poi la rete canvas, la foderata, ha utilizzato il punto treccia e il punto nocciolina. Per il cappellino invece ha utilizzato la mezza maglia alta in costa retro. Le misure della borsa sono 44x26 cm di altezza e il cappellino 28x26 circa di altezza. Franca adora l'uncinetto, lo ha scoperto più o meno all'età di 15 anni e poi non l'ha più mollato, in quanto per lei è davvero un vero e proprio antidepressivo. Ha iniziato con centrini e filet e poi si è specializzata invece nelle borse, soprattutto grazie all'aiuto dei tutorial della nostra Maria Grazia, dottore. Ci ha riempito di complimenti e noi ovviamente la ringraziamo sia per questi e sia per averci permesso di utilizzare la sua foto. Il secondo progetto di oggi è di Anas Crecca. In realtà non è il suo vero nome. Scopriamo insieme chi è ascoltando il suo vocale. Buon pomeriggio a tutte. Ringrazio Valentina e Tessiland per questa bella sorpresa, ma soprattutto le amiche che hanno apprezzato il mio lavoro. Innanzitutto mi presento. Il mio vero nome è Roberta Zucchetto, ho 53 anni e vivo a Venezia. Lo confesso, sono un'accumulatrice seriale di filati e di stoffe e di qualsiasi altro strumento relativo alle arti manuali. Mi piace da sempre imparare nuove tecniche, anche se a volte mi diverte molto di più la teoria che la messa in pratica, che la messa in opera. Maglia, ricamo, chiacchierino, patchwork, ho fatto corsi di qualsiasi tipo, però da sempre il mio preferito è l'uncinetto. Lavoro all'uncinetto da quando ero bambina, la mia casa è sempre stata piena di filati e di stoffe, questo grazie a mamma e nonna che comunque sfornavano quasi quotidianamente delle meravigliose creazioni. Nonna per esempio era bravissima a lavorare a maglia, mentre all'uncinetto faceva solamente delle presine in cotone. Io ho imparato proprio così, osservando loro e facendo in questo caso tante mattonelle e centrini. E non riuscivo però a trovare un'altra dimensione per l'uncinetto che non fosse questa. Due anni fa, quindi dopo tanto tempo, in un periodo un po' difficile della mia vita, ho ricominciato a lavorare e ho scoperto YouTube, che è uno scrigno di tutorial per tutti i gusti. In questo modo ho scoperto i canali di Maria Grazia Dottore e di Cristiana Rossi, che oltre ad essere brave e competenti sono anche delle splendide persone con una grande anima e riescono a sostenere con il loro lavoro persone come me, insomma, che ogni tanto hanno bisogno non solo di imparare delle tecniche ma anche di ascoltare, di apprezzare le persone. E mi piace seguire molto i loro tutorial e non solo i loro, ma anche andare a sentimento quando decido di fare qualche progetto. Come dico spesso, il sentimento è quello che mi porta alla realizzazione della maggior parte dei miei lavori.
Lascio che a lavorare siano colore filato di solito. Prendo spunto da tanti tutorial, però ci metto sempre qualcosa di mio. Non riesco a seguire in maniera precisa e costante tutti i progetti. Di solito appunto mi innamoro del filato e poi decido che cosa fare facendo un bel po' di prove. Prendo spunto appunto dovunque. Tessiland è un'azienda seria e competente che offre ottimi filati a prezzi competitivi. Il servizio clienti è ottimo. Poi abitando a Venezia vogliamo parlare della comodità di ricevere direttamente i propri acquisti a casa, velocemente e senza spese di spedizione. E lo sottolineo perché qui a Venezia è tutto un po' più complicato, è una meravigliosa città, ma sono rimasti pochissimi negozi di lana e mercerie e spessissimo i costi di spedizione sono veramente alti confronto ad altre città. Questo per dire che sono riuscita a trovare una buona dimensione per mettere in pratica quello che ho imparato nel tempo e assolutamente diciamo pure che l'uncinetto è diventato il mio antidepressivo, se così si può dire, e voi il mio fornitore ufficiale, tra virgolette. Io vi ringrazio ancora tanto, è stata veramente una bellissima sorpresa essere contattata da voi e complimenti ancora, siete veramente una bella equipe. Grazie. Ma che dolcezza infinita è stata Roberta, è vero? Troppo carina. Adesso però analizziamo quello che è stato il suo progetto. Lei ha utilizzato il Marc nelle varie varianti e ovviamente con questo mix lana e seta la creazione finale è sicuramente una visione per gli occhi. Analizziamo nel dettaglio come è realizzato. Ha utilizzato il Marc nei colori melanzana, fuoco e castoro, colpita dalla palette di colori e dalle varie composizioni che ovviamente comporta il Marc, quindi questo mix di lana e seta. È un maglione taglia 44-46, lavorato con la tecnica top down, tutto a mezza maglia alta. Lavorato a fasce, la prima di 12 righe, le successive di 6, dello stesso colore, separate da una riga di colore contrastante, appunto filet, mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta. Ho usato l'uncinetto numero 5, inizialmente 70 maglie, fatto due giri, appunto coste, una mezza maglia alta in rilievo davanti e una mezza maglia alta per il bordo del collo, suddivise poi in quattro parti, 16-24, 16-24, con quattro aumenti, una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta, costanti ad ogni giro fino a raggiungere la giusta misura per la chiusura dello scafo, nel suo caso 25 giri. Ha continuato fino a misura desiderata, terminando con 4 giri appunto coste. Ha lavorato poi le maniche nello stesso modo, mantenendo gli stessi colori e facendo delle piccole diminuzioni per stringere un po', terminando con un polsino appunto coste di 6 giri. Misure totali 60x50, altezza per larghezza, e ha utilizzato circa 450-500 grammi di Marc, io non aggiungerei altro, vero? Se non un'altra piccola cosa, secondo progetto, assistenza, di cosa parliamo oggi? Oggi voglio parlarvi di un filato estivo fondamentalmente, ma che in realtà può essere utilizzato praticamente tutto l'anno, che è un filato naturale, estremamente naturale, perfetto per pelli delicate. Parliamo dell'Isac, analizziamolo un po' nel dettaglio. Eccolo qui, l'Isac, un filato in bambù che si estrae dalla fibra legnosa della pianta. La specie di bambù utilizzata per la produzione tessile è comunemente nota come il bambù moso. Cresce ed è utilizzato principalmente in Asia, dove la tessitura è praticata in modo molto massiccio. Questa è una delle più grandi specie di bambù che crescono in zone temperate. Viene coltivata da aziende agricole a conduzione familiare. I germogli di questa pianta sono commestibili, ma non sono quelli amati dai panda. La sua coltivazione non necessita di fertilizzanti chimici e migliora i terreni su cui viene effettuata. La pianta è inoltre totalmente biodegradabile. Per tutti questi fattori la coltivazione del bambù è altamente sostenibile. Il processo meccanico di frantumazione delle parti legnose della pianta di bambù impiega enzimi naturali per rompere le barriere in modo tale che le fibre naturali possano essere pettinate e filate. Questo è essenzialmente lo stesso ecometodo di fabbricazione utilizzato per il lino o la canapa.
Parliamo quindi di un filato che si presenta così, quindi in gomitoli da 50 grammi per 125 metri, per il quale è possibile l'utilizzo o dell'uncinetto 3-4 oppure dei ferri 4-5. Soprattutto pensate anche per i bambini, se volete realizzare qualcosa davvero di estremamente naturale, anallergico, permette di realizzare dei capi che si possono mantenere molto freschi d'estate, ma che soprattutto possono essere traspiranti, quindi perfetti davvero per le pelli anche delicate, come appunto proprio quelle dei più piccoli. Oltretutto fa parte di una linea di filati, quei pochissimi filati che possono essere davvero definiti come antimicrobici e ipoallergenici, grazie alla presenza di questo antibatterico naturale che oltretutto fa sì che i capi che realizzerete grazie all'ISAC possano essere resistenti ai molteplici lavaggi. Ma adesso veniamo alla foto che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana. Chi è? Vediamolo! Il rullo di tamburi non lo faccio più perché l'ho fatto prima ed è stato pessimo. Rosa Gaudenti, di cui ascoltiamo subito il messaggio vocale. Ciao, sono Rosa Gaudenti e sono molto molto felice che il mio progetto sia piaciuto tanto a tutte le iscritte di Meglio di Maglia. Non me l'aspettavo, anche perché è un progetto molto molto semplice, con una bassa difficoltà per poterlo realizzare, e quindi sono rimasta stupita. Dunque, io ho imparato a lavorare ai ferri a uncinetto da ragazzina, con i punti base solo diritto e rovescio, poi ho realizzato qualche mattonella, qualche semplice sciarpa ed è finita là, non ho fatto nient'altro. Dopo circa 25 anni mi sono avvicinata di nuovo a questo mondo e ho conosciuto Maria Grazia Dottore e Chris, che sono le mie youtuber preferite. Sono delle bellissime persone ed è grazie a loro che ho conosciuto la Tessiland. Quindi, nel voler replicare i loro lavori, i loro progetti, ho iniziato ad acquistare alla Tessiland e a realizzare piccole piccole cose, finché mia figlia non mi ha chiesto di farle una cuffia che la tenesse bella al caldo e mi ha detto: o che me la fai tu o che non me la compro, non se ne fa nulla. Quindi sono stata quasi obbligata, diciamo affettuosamente, a realizzare questa cuffia, e lo spunto l'ho avuto da una foto, da una semplice foto che non aveva né schema né commenti, una cuffia fatta di sole trecce. Ho immaginato subito di poterla realizzare con il seline, un filato che avevo già acquistato per fare delle cuffiette da bimba, molto molto semplici. Quindi ho fatto il mio ordine, è arrivato il seline nero e ho iniziato a inventarmi questo lavoro. La cuffia è realizzata con i ferri numero 6, ho montato 65 maglie lavorate a costa in 2-1 per 4 cm. Dopo ho fatto degli aumenti, 15 maglie di aumenti, e ho distribuito 7 trecce separate solo da una semplice maglia rasato rovescio. La treccia si lavora su 3 gruppi di maglie, la mia è di 12 maglie, quindi 4-4-4, e per realizzarla è sufficiente mettere le prime 4 maglie dietro al lavoro la prima volta. Dopo 3 giri si mette il secondo gruppo di maglie davanti al lavoro. L'ho lavorata per un'altezza di circa 23 cm e negli ultimi 6 giri ho fatto tutte le diminuzioni. L'ho poi abbellita con un pompon e un'etichetta sempre Tessiland. Per lo scaldacollo ho utilizzato i ferri del 6,5 per dare un po' più di morbidezza e ho montato 39 maglie distribuite in questo modo, 2 trecce e un bordino fatto di 7 maglie fatto a costa 2-1, di 6 maglie fatto a costa 2-1. L'ho lavorata per circa 55 cm, ho poi fatto una cucitura per un'altezza di 16 cm. Ho utilizzato circa 180 g di filato Celine e quindi per la modica spesa di 6,40 €. Quindi direi nulla rispetto a quello che sono riuscita a realizzare. Quando ho terminato il lavoro, io sono rimasta molto molto stupita, perché era più bello di quello che avevo immaginato. Quindi la prima a stupirsi sono stata io,
E proprio perché ero orgogliosa di questo mio primo bel lavoro, l'ho voluto pubblicare su questo gruppo per condividere, anche se sono sicura che la bellezza innanzitutto del lavoro è dovuta dal filato, perché il seline nero è brillante, oltre ad essere molto, molto caldo, perché il 60% di lana, è stato molto semplice, molto bello e scorrevole lavorarlo. E quindi niente, è stata una bellissima sorpresa. Volevo aggiungere che se non proviamo a fare le cose, non possiamo sapere quanto siamo capaci di farle, quindi non dobbiamo avvilirci o non provarci a fare le cose. Infatti questo mio progetto mi ha molto immogliata e adesso ho già in mente di realizzare un piccolo golfino e quindi di acquistare l'Armstrong e il Mark. I filati mi piacciono tutti, però il tempo è poco, ma cerco di fare magari capi più piccolini per iniziare. Io vi abbraccio tutte e tutte, do un bacione, permettetemi un bacione, un mega bacio a Valentina, che mi piace tanto, è bravissima, è molto brava, ci spiega sempre tutto, ci tiene aggiornate, e al prossimo progetto. Ciao, ciao a tutte. Allora, avete preso tutti gli appunti? Rosa è stata davvero dettagliatissima, ci ha raccontato tutto, ci ha spiegato perfettamente come ha realizzato, quindi io ringrazio davvero Rosa, le faccio tantissimi complimenti per tutti i like meritatissimi che ha ricevuto, le mando un grande abbraccio. Vi avevo accennato, lo so, non me ne sono dimenticata, avevo accennato, vi siete munite di carta e penna e io non vi deluderò. Infatti quest'oggi parliamo di riassortimenti, piano piano con calma, vi darò tutte le indicazioni che vi servono, quindi ne valsa la pena vedere la puntata di oggi, come tutte d'altronde, e vederla soprattutto fino a questo punto. Allora, armatevi di carta e penna, il bravissimo. Nella prossima settimana torneranno già alcune colorazioni e successivamente verranno riassortite anche tutte le altre. Sono in arrivo ben 20.000 gomitoloni. Senza contare che c'è sempre quella novità in arrivo del bravissimo, che però ancora non vi dico. Non posso dirvi tutto oggi, no? Nelle prossime settimane verrà anche assortito l'Avril. Finalmente torna la nostra morbidissima e cicciosissima ciniglia. E febbraio, sembra quasi un oroscopo, è anche il mese dell'Iggy. Direte voi, vabbè, c'è l'Iggy Ghost. E forse a febbraio potrebbe esserci anche un'altra novità dell'Iggy. Chi più ne ha più ne mette, insomma. E poi nelle prossime settimane tornerà anche Sua Maestà Justin Baby con un'altra novità anche qui, che però non posso dirvi, ma ve la dirò, promesso. Quindi l'avete capito, stiamo lavorando per voi. Tessiland c'è e sta lavorando per voi. Avete notato finora e continuerete a farlo, ci sono delle restrizioni da seguire, così come voi nella quotidianità dovete seguire determinate regole, anche noi nella produzione dobbiamo farlo, e questo ovviamente comporta ad un rallentamento nei riassortimenti, ma credetemi, stiamo facendo del nostro meglio e adesso finalmente, insomma, riusciamo a vedere i primi frutti. I filati che, insomma, abbiamo visto sono i filati classici. Tessiland fa una sorta di suddivisione, no, dei prodotti. Ci sono i classici, ci sono i must e ci sono i moda. I classici sono quelli che potrete trovare praticamente tutto l'anno, che vengono continuamente riassortiti. I must invece sono quelli che vengono riassortiti, seppur con meno frequenza, ma che vengono comunque riassortiti. E poi ci sono i moda che arrivano, magari una volta terminati vanno via, vengono eliminati, e qualora dovessero tornare potrebbero farlo magari la stagione successiva. Altrimenti vorrà solo dire che ci sarà un altro fantastico filato nuovo in arrivo. Adesso realmente si conclude la puntata di Tessiland Condivision. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di commentare qui sotto, seppur in ritardo io vi risponderò, che tutti i link dei prodotti che avete visto oggi e dei vari tutorial potete trovarli proprio qui sotto, di seguirci su tutti i nostri social, quindi Meglio di Maya, vale a dire Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, tutti. Perché, come vi ho detto, di novità ce ne sono tantissime, ma tante, tante, l'ho già detto tante, tante. Quindi mi raccomando, iscrivetevi anche a YouTube e attivate la campanella. Io vi ringrazio di nuovo per averci seguito, ringrazio Franca, Roberta e Rosa e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!